SCP-003 deve essere mantenuto in una temperatura costante idealmente superiore a 100 gradi centigradi e non inferiore a 35 gradi centigradi. In caso di problemi alla fonte di energia che produce calore, il personale scelto dovrà usare il proprio calore corporeo per mantenere SCP-003-1 ad una temperatura maggiore di quella critica. Le persone che entrino in contatto fisico con SCP-003-1 devono essere immediatamente sterilizzate. SCP-003-1 non deve essere rimosso da SCP-003-2 se non durante le procedure di emergenza spiegate qui sopra. Ogni cambiamento significativo nelle rune di SCP-003-2, inclusi pattern, frequenza o colore, devono essere segnalati entro 3 ore dall'accaduto. L'interruzione dell'attività delle rune deve essere segnalata immediatamente. SCP-003-2 deve essere rifornito di energia via il generatore 003-EX in ogni istante. Leggasi il documento allegato per i dettagli. SCP-003 è stato rintracciato dal team di localizzazione a distanza SRV-04 Beta. Dettagli nei documenti allegati. SCP-003 è formato da 2 componenti di origini indipendenti, ai quali ci si riferisce con SCP-003-1 e SCP-003-2. SCP-003-1 sembra essere fatto di chitina, capelli e unghie di origine sconosciuta, simili a fissati assieme in modo da assumere una configurazione simile a quella di una scheda madre di un computer. SCP-003-1 è considerato senziente, ma non pericoloso, se non sotto determinate condizioni. Leggasi gli addendi e i documenti allegati. SCP-003-1 venne ritrovato su una tavoletta di roccia, SCP-003-2, sulla quale si trova tuttora. Le rune su SCP-003-2 non fanno parte di alcun linguaggio conosciuto e producono uno sfarfallio di toni chiari. Questi sono gli effetti causati dalla comunicazione, interpretabile da... Le analisi hanno mostrato che SCP-003-1 e SCP-003-2 hanno differenti origini. SCP-003-2 è controllato da un non biologico computer interno, i quali componenti sono per la maggior parte inaccessibili senza rischiare di danneggiare SCP-003-2. SCP-003-2 è suscettibile all'emissione di radiazioni, incluso calore e... Si è pensato che SCP-003-2 sia stato creato con l'obiettivo di contenere SCP-003-1. Diversi metodi spiegati nell'addendum 003-1 hanno permesso di accedere ad alcuni dati contenuti in SCP-003-2. Benché l'interpretazione dei dati non sia completa, questi potrebbero riferirsi a un qualche evento rivoluzionario di classe causato da SCP-003-1 avvenuto in passato o in un potenziale futuro. SCP-003-2 contiene una fonte interna di energia a base di che sembra perdere potenza da prima della scoperta di SRV-04 Beta. Sembra anche possibile che SRV-04 Beta sia stato volontariamente contattato da SCP-003-2 attraverso. Anche altre organizzazioni sono state avvertite dell'esistenza di SCP-003, probabilmente con mezzi analoghi. Nonostante queste attività, SCP-003-2 non sembra essere senziente, risultando negativo al test e al... comprese le procedure M03 Gloria. Quando SCP-003 raggiunge una temperatura inferiore ai 35 gradi centigradi, ambedue i componenti reagiscono. Prima, SCP-003-1 entra in uno stato di crescita esponenziale, guadagnando massa. Questo stato
è diviso in due fasi. In ambedue le fasi, SCP-0031 utilizza come combustibile per la sua crescita la materia intorno a sé, partendo da materiale inorganico, compresi elementi atmosferici. Poi seguono materiali organici non viventi, come cellule morte, peli, chitina, smalto, cheratina e altro materiale biologico. La prima fase è quella di default. La seconda comincia quando SCP-0031 ha contatto con un materiale organico vivente. Nella seconda fase, SCP-0031 può fermare, rallentare o invertire la crescita e potrà anche rielaborare gli elementi inorganici e organici non viventi in strutture con funzioni simili, mentre la crescita è molto consistente durante la prima fase, nella seconda fase può diminuire del 20-90% fino a quando SCP-0031 rimanga in contatto con un materiale organico vivente. La percentuale precisa è determinata dalla complessità degli organismi in cui è contatto, come confermato da SCP-0031 sembra impiegare una gran quantità di energia per analizzare il materiale organico vivente. Durante ognuna delle fasi di crescita di SCP-0031, SCP-0032 rilascia ondate di radiazioni che inibiscono temporaneamente la crescita di SCP-0031 o ne invertono la crescita qualora la temperatura di SCP-0031 divenisse superiore ai 100 gradi centigradi. Simili radiazioni possono essere prodotte via secondo le informazioni ottenute dalle analisi linguistiche nelle rune di SCP-0032, il team di ricerca M03 Gloria è riuscito a creare un collegamento tra SCP-003 e per un'analisi delle funzioni. SCP-0031 deve ora essere considerato senziente e deve essere costantemente tenuto ad almeno 1 chilometro di distanza da e i relativi sottoprodotti. La perdita di potenza di SCP-0032 è stata aggravata dalle procedure eseguite da M03 Gloria. Secondo le direttive di O5, M03 Gloria continuerà con le sue procedure. Durante questo processo, SCP-0031 raddoppiò la sua massa e cominciò ad accrescere rapidamente. La temperatura fu immediatamente riportata a 100 gradi centigradi. La crescita e l'aumento di massa di SCP-0031 continuano per 9 minuti e 6 secondi, quando una sostenuta onda di radiazioni venne prodotta da SCP-0032. In risposta, SCP-0031 ritornò allo stato originario in 3 minuti e 39 secondi. Le escrescenze si dissolsero in polvere che venne poi raccolta per ulteriori analisi. Sia SCP-0031 che SCP-0032 cessarono ogni attività rilevabile. SCP-0032 non riprese la sua attività fino a quando non venne collegato alla fonte di energia. Le rune di SCP-0032 brillarono di un uniforme colore grigio e non tornarono alla normalità per 3 ore. E in seguito, SCP-0032 non sembra più capace di mantenere l'area di contenimento ad una temperatura superiore ai 35 gradi centigradi, senza una fonte di energia esterna prodotta da La procedura di cui nell'addendum 0033 è stata ripetuta e SCP-0031 è rientrato nella fase di crescita, dopo 10 minuti e 13 secondi SCP-002 ha prodotto ancora una volta una gran dose di radiazioni.
la crescita di SCP-0031 si è fermata per 36, dopodiché è tornata alla normalità. Dopo aver quadruplicato la sua massa, SCP-0031 ha formato un consistente guscio esterno e un corpo che inizialmente sembrava somigliare alla forma di No Fury Day, volgarmente stella serpentina, avente un diametro di 50 piedi, incluso quello che sembrava essere un processore centrale di 10 piedi di diametro. Inoltre, SCP-0031 ha formato degli organi di senso che sembravano studiare l'ambiente circostante e ha parzialmente convertito la sua area di contenimento in... SCP-0031 ha poi violato il contenimento, penetrando nel corridoio d'osservazione, dove si trovano 9 membri di M03 Gloria. Non appena entrato in contatto fisico con essi, SCP-0031 è entrato nella fase 2 della sua crescita e... SCP-0031 ha smesso di accrescersi per 15 minuti. SCP-0031 ha quindi successivamente ripreso a crescere e ha disposto i componenti della sua parte centrale per creare la forma di un umanoide femmina con 9 piedi di altezza, con tentacoli periferici, capelli e colonna vertebrale. SCP-0031 ha poi prodotto dei rudimenti suoni vocali e... Uno sconosciuto uomo caucasico, poi identificato come... Si avvicinò all'area di contenimento compromessa in compagnia di una squadra di agenti al completo. Disse di stare agendo per ordine di O5 e tentò di comunicare con SCP-0031. L'agente di M03 Gloria ha con successo ridato energia a SCP-0032 e attivato i generatori di emergenza per far riportare la temperatura a 100 gradi centigradi. SCP-0031 ritornò al suo stato originario in 21 minuti e 7 secondi, dopodiché è stato messo al sicuro senza incidenti. Tutti i 9 membri di M03 Gloria venuti in contatto con SCP-0031 sono stati ritrovati illesi, senza alcun effetto residuo se non traumi psicologici minori. Il materiale convertito da SCP-0031 non si è dissolto ed è ora sotto analisi. Alla luce dell'incidente precedente, O5, per decisione congiunta con O5, O5 e O5, tutte le procedure di M03 Gloria sono state sospese a tempo indeterminato.